Bene, ribuonasera amici, come vi stavo dicendo prima, adesso dopo un po' di tempo, circa un paio di mesi, che ci rivedete di nuovo nella coppia originale, per cui ci siamo ritrovati, adesso Angela siamo giù in Calabria, siamo in Calabria che stiamo cercando di portare a termine dei circoli per quanto riguarda le politiche. Iniziamo subito questa nostra trasmissione alla luce della gospa. Affidando allo Spirito Santo tutta questa nostra trasmissione e tutta la nostra vita intera. Nel nome del Padre, del Figlio Figlio. dello Spirito Santo. Amen. Amen. Vieni, Santo Spirito. Vieni per Maria. Bene, allora iniziamo subito la nostra puntata. Innanzitutto, adesso state vedendo sul profilo di Angela, non c'è più la sua foto, ma c'è il logo del popolo e della famiglia. Come ha consigliato Mario proprio nella puntata di ieri, cambiamo amici il nostro logo del profilo, su Facebook, su WhatsApp, su tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo, mettiamo il nostro profilo evidenziato con il logo del Popolo della Famiglia oppure una foto con il logo in maniera che sia riconoscibile il logo e possa far venire delle voglie di informarsi di chi è questo simbolo, di cosa rappresenta. Sappiamo che ormai siamo a 68 giorni circa dalle votazioni, sapremo che andiamo a votare il 4 marzo, per cui tutti pronti per l'Assemblea Nazionale che sarà il 30 dicembre a Roma. Poi daremo le indicazioni della strada dove si trova proprio il sito. E, che dire, iniziamo subito con un messaggio della Regina della Pace, visto che siamo alla luce del tempo della Gospa e in questo periodo di Natale, di seconda e terza domenica di Avvento che andiamo a vivere, ci sta preparando proprio per la nascita di Gesù. E lo vediamo dove abbiamo la fortuna di trovare dei bei presepi, dei begli addobbi natalizi, ricordando proprio la tradizione di quando Gesù nasce in una grotta di 2017 anni fa. E allora leggiamo questo messaggio che Maria ci dà a Medjugorje, dove appare ormai da 36 anni. Messaggio del 25 novembre del 2012, la Madonna diceva a Maria: cari figli, in questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera. Apritevi alla santa confessione, perché ognuno di voi accetti col cuore la mia chiamata. Io sono con voi e vi proteggo dall'abisso del peccato, e voi dovete aprirvi alla via della conversione e della santità, perché il vostro cuore arda d'amore per Dio. Dategli il tempo e Lui si donerà a voi, e così nella volontà di Dio scoprirete l'amore e la gioia della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, in questo messaggio vediamo come la mamma ci vuole preparare per una buona confessione sacramentale, per cui di fare un po' di esame di coscienza, no? Guardarci per una buona confessione. Non basta pensare solo quello che si ha in mente, ma è bello fare anche una visione, di guardare i 10 comandamenti e uno alla volta di fare un'analisi, di fare proprio una revisione della propria vita e dicendo ok, a questi 10 ho mancato in parte o in pieno, oppure mi dà un peso questo pensiero riguardo a questo comandamento. E vado dal sacerdote prima di questa festività di Natale di rimettermi in grazia con Dio. Ringrazia con Dio tramite la grazia del sacramento della confessione. Il sacramento della confessione noi sappiamo che è il primo punto della conversione. Senza il sacramento della confessione non può iniziare a partire questo grande cammino di conversione nella gioia, perché per poter vivere la grazia di Dio bisogna iniziare un cammino in grazia. Poi le cadute del percorso sono molteplici, ma noi abbiamo questa certezza che c'è un Padre buono che ci perdona e ci dona sempre la sua immensa misericordia,
ma con il presupposto che noi dobbiamo avere quella contrizione nel cuore, quel pensiero di dire: ho sbagliato, Padre, per cui nelle tue mani rimetto tutte le mie colpe, rimetto il mio spirito, rimetto tutta la mia fragilità umana, e dal buon pastore ti viene data la soluzione per poter riprendere il cammino di fede e di preghiera, che non sia ostacolo mai per nessuno di noi, come abbiamo sentito prima anche da Danilo, che parlava prima di frequentare il 25 di Natale, la messa, ecco, di viverla proprio come è questa tradizione. Per noi non è festa, sì, è bello anche festeggiare dopo con amici, parenti, e chi più ne ha più ne metta, ma il momento importante nella nostra giornata, nella nostra serata del 25, sarà proprio la celebrazione della Santa Messa, dove lì avviene tutto, lì avviene la traslazione praticamente del pane, del sangue, del vino in corpo e sangue di Cristo, per cui c'è questa trasformazione, questa rinascita e morte, risurrezione sull'altare per tutti noi, sacrificio che viene vissuto assieme intorno all'altare. Ecco, allora facciamo veramente nostre queste parole. La messa, come dice la Gospa in un messaggio, almeno la messa domenicale, questo fa parte di uno dei cinque sassi, cosa che molta gente, purtroppo molti cattolici o pseudo cattolici, o io non voglio giudicare nessuno, ma la messa è un optional, cioè se riesco vado o se non riesco fa niente. Allora dobbiamo tornare a queste radici. Adesso lascio la parola ad Angela, che ha preparato invece diciamo il nostro programma programmatico del popolo e la famiglia, di come è strutturato, per cui stiamo man mano nelle varie giornate di diretta tutti gli argomenti che vengono trattati dai vari presentatori, chiamiamoli così, dai vari militanti, dai vari dirigenti del popolo nazionale che hanno le dirette Facebook. Stasera tratteremo il titolo O come organizzazione sanitaria, e lascio la parola a questa vecchietta. Allora, buonasera a tutti. Questa sera voglio proprio salutarvi un pochettino uno a uno, come leggo i nomi: Giovanni Barbaro, Flaminia Longobardi, anche perché ho cambiato gli occhiali, finalmente vedo, così posso leggere i vostri saluti. Che belli che siete, grazie. Possibile aumentare il volume? Stiamo parlando, forse. Aspetta, non so, no, se forse bassa da qua, vediamo una. Qua no, è massimo. Ok, ci siamo, allora urleremo un pelino di più. Allora, ciao, Flaminia Longobardi ha detto: che belli che siete, anche se tu mi hai chiamata vecchiarella. Quindi... Allora, vecchiarella, abbiamo passato dopo gli anni, facciamo stiamo i conti. Passando gli anni, no? Allora, Anna Del Guerra, ciao bellissima coppia, grazie sicuramente anche tu. Ciao Elena. Elena Serra, ciao carissima. Vi vediamo insieme finalmente, ciao ragazzi. Finalmente lo diciamo anche noi, 2 mesi che non ci vedevamo, abbiamo ricongiunto la famiglia. Era divisa per motivi alti, da una parte il popolo, la famiglia, dall'altra parte Međugorje, dall'altra parte la Angela che deve vegliare anche la mamma. Sì, perché poi il titolo di questa sera cade proprio a fagiolo sull'argomento. Maria Pia, salutiamo Pettolino. E Stefano Caracciolo, ciao Angela ed Emanuele. Paola Di Bari, ciao carissima. Lucia Geraci, quanti amici bellissimi. Anch'io Paola ti voglio bene. Anna Del Guerra, confessione la medicina dell'anima. Vero, verissimo, Anna. Verissimo ragazzi. Maria questa Elena, sera Battistella, parliamo proprio di sanità, di DAT, di come veramente, ecco, guarda, parto da questo, confessione la medicina dell'anima. No, aspetta un attimo, tu hai ragione, ma dietro avanti qua c'è belli, ma la mia amica stasera è favolosa. Deborah, scusami, ma vuoi mettere qualche parola sulla mia presenza? No, non puoi competere, no, amore. No, lo so, ma io non voglio competere, Deborah. Io do il primato a mia moglie. Allora io voglio proprio partire da 2 punti, da Anna Del Guerra che dice: confessione, la famiglia dell'anima. La medicina dell'anima. C'ha gli occhiali nuovi, eh? E Deborah Torchia, belli, ma la mia amica stasera è favolosa. Perché queste due persone con queste due frasi? Vi dico. Medicina, la confessione è la medicina dell'anima. Questa sera l'argomento che dobbiamo trattare come da programma nazionale di questo nuovo movimento Popolo della Famiglia, che mette al centro la famiglia intesa uomo donna, la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale, e la no ideologia di genere nelle nostre scuole, qual è il titolo? O come organizzazione sanitaria.
Cosa dice? L'etica della responsabilità prima di tutto. L'etica della responsabilità che consiste nella cura della persona e nella prevenzione delle malattie proprie e dei familiari affidati alla propria cura implica che il diritto alla salute consista in stretto senso solo nell'offerta di misure pubbliche per garantire l'assistenza sanitaria di base. Questo dal compendio della dottrina sociale della Chiesa al numero 447. Questo perché, se è vero che la promozione della salute è impegno prioritario di ogni istituzione, non come oggi che mettono le DAT, ma ve ne parlerò dopo, dice impegno prioritario di ogni istituzione, è anche vero che essa è condizionata dalle risorse economiche disponibili, le quali, essendo limitate, devono far emergere delle priorità che dipendono prima di tutto dalla solidarietà verso i più deboli e i bisognosi, bambini nascenti, donne incinte, anziani, malati gravi, disabili, bisognosi di cure. Cioè, ossia, l'opposto di quello che sta avvenendo. Tagli alla sanità pubblica, priorità che sono i gay pride, piuttosto che dare mutui ai musulmani senza interessi, l'Appendino e Maestra in Chiesa, tagli alla sanità, dove invece di tutelare i bisognosi, bambini nascenti, donne incinte, anziani, malati gravi, adesso cosa mettono le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento e terapeutici, ecco, hanno introdotto un'ideologia di morte anziché un'ideologia di salute, ma questo argomento lo voglio approfondire. Nascono così modelli diversi di sistemi sanitari che, partendo proprio dall'analisi dei valori morali che ispirano i criteri di gestione delle risorse della sanità, perseguono in modo diverso la prospettiva universalista. Ad ogni modo deve essere consentito tanto al personale sanitario con l'obiezione di coscienza quanto alla cittadinanza con l'obiezione fiscale la facoltà di astenersi dal collaborare ad azioni moralmente cattive sul piano sanitario e del diritto alla vita, essendo salvaguardate da sanzioni penali e da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale rispetto a tali comportamenti. Ora, perché mi è piaciuta tantissimo la frase dell'amica che ha scritto La confessione è la medicina dell'anima? Perché io sono qua in Calabria e sto assistendo mia madre che è grave. Ora sto proprio vedendo e ringrazio pubblicamente Deborah Tortia, che è una giovane infermiera che con tutto l'amore, tutta la capacità e tutta anche l'empatia, devo dirlo, mi sta aiutando ad assistere mia madre. Quindi io più che mai, da dirigente nazionale di un movimento che difende la vita, non come tutti i politici attuali che stanno promulgando con molta facilità la morte, ecco, e vi dirò anche ogni politico attuale che cosa sta facendo, hanno approvato in Italia la legge sull'eutanasia più permissiva del mondo, in quanto con le DAT si introduce il diritto a farsi togliere la vita, togliendo l'obiezione di coscienza, e quindi sarà per i medici uccidere un dovere, sia per i medici di ospedali pubblici che per privati. Ora invece che io già ero, come dire, consapevolmente schierata nella difesa della vita, ma oggi che sto assistendo mia madre in ospedale con l'aiuto di Deborah Torti, una bravissima infermiera, e tutto il personale sanitario di questo ospedale qua in Calabria, che senza mezzi, perché questo ospedale è stato svuotato da una capacità tecnica e proprio con mancanza di materiali, ma con tutto l'amore del mondo, stanno assistendo una malata grave che è mia madre. Ora, questo per dirvi cosa? Che le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, o piuttosto l'eutanasia, sono la solita pubblicità equivoca che i nostri politici vogliono fare per un loro comodo, perché di nuovo anche questa una legge ingiusta. Ora, noi sappiamo che i medici hanno sempre dovuto hanno sempre fatto il giuramento di Ippocrate. Quindi con le DAT, che sono le disposizioni anticipate di trattamento, che permettono a ogni persona di decidere di quali cure accettare o meno, o addirittura accettare l'idratazione e l'alimentazione o meno,
Queste scelte vengono tra l'altro fatte in un momento di sanità, quando la persona sta bene, quando magari si fa influenzare da questa ideologia fasulla e falsa di questi politici mediocri e bugiardi, con una CEI, con una chiesa che tace e se parla, parla in ritardo a leggi fatte, ecco, le persone sono disorientate, sono confuse e sono comunque sottomesse inconsapevolmente a un pensiero dominante. I medici finora dovevano fare un giuramento, detto il giuramento di Ippocrate. Io vi voglio proprio leggere, ci sono due testi, il testo antico e il testo moderno, ma vi leggo solo le parti più salienti per far capire cosa deve fare effettivamente un medico, che oggi attraverso le DAT non può nemmeno, tra l'altro, un medico utilizzare l'obiezione di coscienza, perché se un paziente, se un malato decide in piena facoltà mentale di accettare le DAT il più delle volte senza nemmeno capire quello che in termini medici sta accettando, perché nemmeno con l'aiuto di un medico vengono compilate queste DAT, ma soltanto magari perché presi da un'euforia del momento di questa fasulla modernità sottoscrivono un documento che poi nel tempo, quando effettivamente la malattia li raggiungerà e magari avranno cambiato idea e magari saranno in uno stato di coma vegetativo piuttosto che in uno stato che altri decideranno per loro, perché leggeranno su quel pezzo di carta un consenso dato tanti anni prima in sanità di salute, e che poi magari, come tutte le persone, io sto vedendo mia madre nella fase terminale della vita, c'è comunque l'attaccamento alla vita, ecco, in quel momento lì magari non vorranno più sottostare a quanto hanno dichiarato e dovranno, da medici obbligati a portare avanti questo criterio di morte, verranno uccise. Ma fino a poco tempo fa i medici che cosa dovevano, dal IV secolo avanti Cristo, che cosa dovevano giurare? Con il testo antico dovevano dire: non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Nel testo moderno invece, e questo per dirvi quanto con la DAT, con le DAT siamo proprio lontani, agli antipodi da questa, da queste dichiarazioni che fino a una decina di anni fa ogni medico a fine studi, quindi a inizio laurea, dovevano giurare, il testo moderno citava che ogni medico doveva perseguire come scopo esclusivo la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, esattamente come sta avvenendo a mia madre in ospedale, grazie ad infermiere come Deborah Torchia. E mia madre non sta chiedendo di morire, mia madre sta chiedendo di vivere. Mia madre, come tutti i malati, sta aspettando che un medico coscienzioso gli trovi la terapia adatta. Noi non abbiamo bisogno di tagli alla sanità dove la medicina non può compiere il proprio dovere perché mancano i farmaci. Con una scienza che è veramente andata avanti, dove veramente possiamo avere farmaci che tolgono il dolore, farmaci che allungano la vita. Per chi non vuole l'accanimento terapeutico, comunque siamo in una società dove la vita si è allungata già di per sé, ecco, abbiamo chi, perché hanno deciso che siamo in troppi, perché abbiamo deciso che siamo oramai una popolazione anziana, hanno deciso che non hanno voglia di sopportare questa popolazione anziana, piuttosto che questa popolazione malata. Ma ragazzi e amici, ricordiamoci bene che con queste leggi, come le DAT, che presto diventeranno leggi dell'eutanasia, che ci fanno credere che lo fanno per il bene di quei poveri malati sofferenti, e io sto vedendo la vera sofferenza oggi, ci fanno credere che con queste disposizioni anticipate di trattamento, quei poveri malati sofferenti, che come mia madre stanno aspettando il farmaco che gli allieva la sofferenza, loro stanno pensando di donarci il regalo della disidratazione e della mancanza di alimentazione, che aggiungono sofferenza alla sofferenza, quindi follia. Quindi con quel giuramento che dicevano i nostri medici fino a 10 anni fa circa, di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò
con responsabilità e costante impegno scientifico, questo dicevano i nostri medici, culturale e sociale, ogni mio atto professionale, di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente, di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza, secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione. Ora, dal IV secolo avanti Cristo fino a 10 anni fa ogni medico doveva fare questo giuramento. Ora i nostri medici non hanno nemmeno più il diritto a dire no a un paziente che gli chiede di essere soppresso. Quindi siamo arrivati all'opposto. Amore, vuoi dire qualcosa o proseguo con il mio... No, faccio un aggancio. Chi ha vissuto in ambienti sanitari sa benissimo quanta la sofferenza è fatica per il paziente, è fatica per i familiari, è fatica per le persone che sono vicine. Ma c'è una situazione, chi ha la grazia di avere il dono della fede sa benissimo che questo è un passaggio per nascere a vita nuova, e per cui è vissuto anche proprio come punto di arrivo e di analizzare. Non bisogna vedere la morte, la sofferenza sempre come una situazione terribile, perché se noi sapessimo quanta grazia abbiamo chi ha la possibilità di offrire una croce, una sofferenza, è difficile. Io qua sto parlando di grazia sovrannaturale, siamo nel tempo della alla luce della Gospa, il tempo della Regina della Pace, come era l'anno scorso. Ecco, e lei, Maria, ci dice non preoccupatevi di questa vita, no? Come gli ha promesso a Bernadetto, a Suor Lucia, non ti farò felice in questa vita, ma ti farò felice nella prossima, no? Nella tua vita vera. E oggi purtroppo quello che noi stiamo assistendo ormai da 40 anni circa è una cultura radicale che è stata innestata da queste lotte che magari 40 anni fa potevano avere un minimo di senso per quanto riguardava l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, e poi si è presa la mano e si è andati oggi a legiferare sul diritto di morire, no? Noi abbiamo la legge dell'aborto, la 194, che è una delle pochissime leggi in Italia alla quale non si è potuto fare nessuna modifica, perché è una legge ideologica, come però una legge ideologica che ha fatto dal 78 a oggi circa 6 milioni e mezzo di morti. Oggi, a fine legislatura, quando non aveva il senso, perché per fare una legge così va messa in un programma elettorale, parlato con i propri elettori, è richiesto proprio il consenso su una legge del genere. Invece, come hanno fatto una legislatura intera di scelleratezza, di prese di mano, di non ascoltare la base, il popolo, ma hanno gestito la situazione da dittatura del pensiero unico, da dittatura che riemergevano dei nuovi presidenti del Consiglio. È vero che la Costituzione lo prevede, ma se salta un governo, salta il secondo, salta il terzo, magari in umiltà dei politici dovrebbero porsi la domanda se è il caso di far parlare di nuovo il popolo o se di rimpiazzare un altro governo. Noi abbiamo visto, no? Abbiamo avuto Da Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, cioè in 5 anni 4 si sono cambiati il testimone fra loro e hanno portato avanti queste politiche scellerate. Abbiamo visto in questa legislatura il divorzio breve, per cui c'è, come ha detto Mario stamattina, un 58% in più di divorzio, perché se c'è la velocità non ti fa pensare, è tutto portato nell'euforia della rabbia delle cose, tagli, chiudi e hai chiuso il matrimonio e hai fatto la separazione. L'aborto oggi, per dei fattori, chi è che ha lavorato, chi ha dato la sua opera di prestazione come volontario nei centri aiuto alla vita o nei movimenti per la vita o in qualche associazione pro-life, sa benissimo
è una delle prime, i primi motivazioni che sta alla base di un aborto, è una situazione economica. Per cui come fa uno Stato a non volersi prendere cura di quei figli che dovrebbero nascere semplicemente per un pacco? Noi abbiamo salvato molte vite semplicemente dicendo alla madre che aspettava: guarda che noi ci siamo, ti offriamo un pacco, ti aiuteremo con il bambino all'asilo, cercheremo, non sei da sola. E questo faceva sì che questa mamma gli si apriva il cuore, gli veniva il sorriso, via le lacrime, e accettava di tenere un bambino. Certo che non è facile crescere un figlio, non è facile per nessuno, ma questa è la vita che a noi ci è stata data, il mandato di procreare e fare prole. Per cui uomo e donna, Dio li ha uniti, siete una sola carne, non divida l'uomo quello che Dio ha unito, e da lì moltiplicatevi e portate avanti la creazione di Dio, che è quello che noi siamo chiamati a fare. Mi è fatto proprio venire in mente una cosa: in quei 9 anni in cui io sono stata presidente di un centro di aiuto alla vita, e tu con me hai supportato questa bellissima esperienza, quelle mamme convinte di fare un aborto, o quei nonni convinti che quel bambino non doveva arrivare in quel momento per quei motivi poi meramente materiali, che nulla hanno a che vedere con la bellezza e la gioia della vita, quelle donne coraggiose che con un semplice aiuto, proprio di un sorriso, di un dire ma no, vai che ce la fai, veramente solo una parola, a volte le persone hanno proprio bisogno solo della speranza, nemmeno delle cose materiali, e questa speranza che manca in questa società e che a mano a tutti i livelli viene tolta in ogni ambito sociale, che avrebbero invece il dovere di supportare, di aiutare questa speranza. Ecco, queste mamme o questi nonni che non volevano quel bambino perché lo vedevano come un impedimento al loro futuro, quel futuro che poi nessuno di noi sa se veramente ci sarà, perché chi di noi può dire con certezza domani se saremo ancora qui? Noi con certezza possiamo invece dire: dobbiamo essere a posto con la nostra coscienza e come le vergini con la lampada accesa, pronti all'incontro, perché la cosa più importante è salvarci l'anima, quell'anima che, di cui nessuno più crede ma che realmente c'è. Ecco, quelle mamme coraggiose che non hanno abortito hanno poi, sono tutte tornate felici di quel figlio, di quell'amore unico e di quella vita. Nessuna mamma invece che ha abortito è stata felice di quella scelta. Tutte portano dentro di sé una grande ferita, un grande rimpianto, un voler tornare indietro. Quindi il problema più grave, il problema è veramente irrisolvibile, non è la nuova vita o una vita in difficoltà, una vita sofferente da aiutare, ma il vero unico problema è la morte, e quel problema a cui non si può porre rimedio, perché sia nella sofferenza, sia una vita nascente che sembra che non è arrivata nel momento giusto, ma quale sarebbe il momento giusto se andiamo a vedere? Il momento giusto è quello in cui arriva quella vita, ecco, quello è il momento giusto. Allora, qualsiasi donna che ha avuto quel bambino, che in quel momento era un problema, non è in realtà stato un problema, e qualsiasi donna che invece non ha avuto quel coraggio o semplicemente non ha avuto quell'aiuto morale da chi stava intorno, perché cari amici, chi fa l'aborto e non è meno colpevole di chi induce ad abortire, quindi quei nonni, quel padre o quella donna stessa che non ascolta il padre che vorrebbe il figlio. Ecco, tutti coloro che concorrono all'aborto o all'eutanasia o alle DAT o a qualsiasi legge che va contro la vita, ecco, qualsiasi persona che va contro questi doni di vita, ecco, quello è l'errore. Ma andiamo a vedere, ho letto oggi un articolo di Peppino Zola sulla Nuova Bussola Quotidiana, perché è un giornale veramente come Tempi, che veramente Basta Bugie, ecco, sono veramente giornali dove si leggono la croce prima di tutti, dove ci sono quelle verità che non leggiamo da nessun'altra parte. Ho letto questo articolo dove ho riflettuto, no? Il titolo era la via italiana all'eutanasia ai tempi della politica ipocrita. Politica ipocrita, mettiamoci bene in testa questa parola, politica ipocrita. Non fidiamoci di questi politici
che comunque sono tutti collusi in un'unica direzione, perché se ci fosse all'interno del Parlamento oggi qualche politico che veramente vorrebbe contrastare e combattere queste leggi di morte, ecco, ci riuscirebbero. Ricordiamoci, amici, che tutti quei politici che sono in Parlamento oggi sono tutti orientati su queste leggi di morte. Ora, dice questo articolo, nessuno la vuole l'eutanasia, ma tutti la votano, e certo, e siamo pilotati, oramai siamo come delle pecore guidate da un pastore folle che sta portando questo gregge sull'orlo di un precipizio. Ma non ci siamo ancora dentro il precipizio, amici, possiamo aprire gli occhi e guardarci e vedere che il prato è alle nostre spalle. Tornare indietro, come si può fare questa marcia indietro? Fidandoci di chi sta dicendo e combattendo a muso duro, con chiarezza di intenti, contro queste leggi di morte. Non dobbiamo fare quel calcolo stupido come è stato quello di votare il 5 Stelle perché erano il partito della riscossa, no? Il voto di protesta. Ragazzi miei, che bel voto di protesta, ma per forza che non potevano essere nulla di buono, e allora avevano il vaffa. Ma se noi ci fidiamo veramente di persone che parlano di valori, ma non di valori umani, ma di valori di quel Dio che ci ha insegnato la bellezza della vita, ma che ancora prima ci ha donato la vita, ecco, solo così il cambiamento può avvenire. Ma torniamo a quei politici ipocriti e alla politica ipocrita attuale, no? Se vi ricordate, fino a poco tempo fa si parlava dello Jussoli, che addirittura anche 5 Stelle schieratissimi, Jussoli. Adesso, molto velocemente, si sta invece cavalcando l'onda, prima delle prossime votazioni, del fine vita. E guardiamo un attimino effettivamente cosa sta accadendo all'interno del Parlamento. I partiti di sinistra praticamente stanno proprio ricattando e pilotando l'opinione pubblica mediante l'esaltazione di alcuni slogan e casi pietosi, no? Questo sempre secondo il vecchio metodo dei radicali e del vecchio Pannella, gloria all'anima sua, gli auguro di essersi pentito prima del trapasso. Comunque questi slogan insistono a chiamare queste leggi distruttive leggi di civiltà. Di quale civiltà? Non so, quando abbiamo visto che il giuramento di Ippocrate dal IV secolo prima di Cristo fino a 10 anni fa tutelavano la vita in maniera chiara e inequivocabile, oggi che non c'è più il giuramento di Ippocrate, quindi siamo in una inciviltà, in realtà siamo in un momento veramente di follia pura, oggi ci parlano di leggi di civiltà. Quali civiltà, su quali basi dicono questa parola, questo slogan? Però è uno slogan ad effetto che entra nelle menti delle persone, quelle persone che oramai corrono in una vita frenetica, corrono a cercare di mettere un piatto di lenticchie sul tavolo, perché oramai ci hanno resi poveri e dominabili, perché non riusciamo più nemmeno a concentrarci su come risolvere tutte queste follie che nessuno di noi vuole, perché siamo tutti concentrati a come sopravvivere, perché distrutti da un'economia che a tavolino appunto hanno portato a questa bassezza. Allora guardiamo un attimino questi politici di sinistra che sono riusciti attraverso questi slogan a portare, con il vecchio metodo dei radicali, in Parlamento leggi distruttive, quindi unioni civili, Ius Soli sarà le prossime, divorzio breve, adesso le date, eccetera, a breve eutanasia, poi anche l'incesto. I 5 Stelle ci hanno chiesto i matrimoni multipli più quelli di interspecie, consenzienti, mi raccomando, ma comunque quelli. E in merito alle disposizioni di fine vita, i 5 Stelle, che dovevano essere quel movimento di nudi e crudi, cioè puri, no? Andiamo avanti con forza in questi cambiamenti, come mai sono così cambiati e si sono asserviti al potere dominante? Prima erano così combattivi e ora sono diventati remissivi. Perché
anche in questo ambito voteranno sì, quindi daranno il loro appoggio, come lo avrebbero dato per lo Ius Soli. Come a Torino abbiamo un appendino che ha messo come assessore alle famiglie un ex presidente dell'Arcigay che il 18 ottobre ha stipulato un programma con l'ufficio scolastico regionale, che è entrato l'Arcigay di Torino in ogni scuola di ogni ordine e grado per i prossimi 3 anni in tutta la regione. Oggi la Appendino ha, no oggi, inteso oggi, ma in questo periodo ha accettato di fare, ascoltate questa perché forse in tutta Italia non lo sapete, ma io che sono di Torino lo so, ha programmato l'Appendino dei mutui agevolati per i musulmani a tasso zero di interesse, perché l'Appendino è concentrata solo sui gay e sui musulmani, degli italiani non gliene frega niente, ecco i 5 Stelle ora sono asserviti anche al fine vita e agli Ius Soli. Per invece tornare a politici un po' più cattolici, Alfano ha cercato di sviare la situazione creando centinaia di emendamenti che dovevano un attimino far sembrare di fermare queste leggi sul fine vita, ma in realtà non è vero, perché se Alfano veramente, come la Lega, anche loro con emendamenti che vanno a far credere che vorrebbero un po' contrapporsi a questa nuova mentalità, che non è reale questo atteggiamento, perché se realmente volevano contrastare queste leggi sul fine vita, avrebbero semplicemente dovuto creare una crisi di governo con la caduta di governo, e non solo non l'hanno fatto con la Cirinna, con il DDL Cirinna, ma non lo stanno facendo con le DAT, non lo faranno con lo Ius Soli e non lo faranno con tutte quelle leggi che stanno creando anarchia nel nostro paese. Ora che dire, ragazzi, Forza Italia praticamente ha semideciso di votare no sulle DAT, però poi ha lasciato libertà di coscienza ai propri senatori e ci siamo ritrovati con una legge fatta. Quindi, di fronte a tutta questa ipocrisia, e poi finisco amore e continui tu, tra l'altro dobbiamo anche riconoscere purtroppo che la Chiesa italiana è rimasta sostanzialmente in silenzio. Quei pochi sacerdoti, come poi hanno parlato anche a Torino, no? Il nostro vescovo piuttosto che al Cottolengo, si sono chiaramente schierati contro le DAT, mi domando perché non è stato fatto prima, comunque prima che fossero poi deliberate. In tutti, comunque, vediamo come in tutti i settori sensibili della società i nostri legislatori stanno seguendo sempre facili scorciatoie. Invece di assumere concretamente efficaci misure per rafforzare la famiglia, che è quello di cui la nazione avrebbe bisogno, e le difficoltà della famiglia che deve quotidianamente supportare, che cosa non stanno facendo i nostri politici? Per aiutare la famiglia hanno proposto il divorzio breve, sempre più breve, portando proprio i giovani alla disperazione. Per aiutare la vita hanno immesso nel circuito l'aborto, portando a questa grave denatalità, per cui la Bonino propone questa nuova razza meticcia e l'Appendino aiuta in questo, e 5 Stelle, per far entrare tutti i musulmani, più musulmani possibile nelle nostre nazioni, per subentrare a quegli italiani mancanti a causa dell'aborto, e invece di aiutare la popolazione anziana propongono le DAT. Purtroppo, e questo lo dico con rammarico proprio perché il nostro spazio è alla luce dell'agosto, quindi è un momento di riflessione di fede, ma io lo dico con amore, perché vorrei risvegliare le coscienze di quei cattolici che so che con fede cercano di vivere il quotidiano della fede. Purtroppo però quei cattolici sono diventati conniventi spettatori di tutto questo, senza capire che dovrebbero intensificare, oltre che le preghiere, la testimonianza, per far vedere la positività del messaggio di Cristo, Cristo uguale vita. Ecco, questi cattolici dovrebbero capire che dovrebbero impegnarsi alla difesa della vita, della famiglia, quindi contro queste leggi inique che vanno contro le leggi di quel Dio che gli ha insegnato altro. Quindi i cristiani non possono e non devono più tacere. Vai. Così,
così nel Vangelo c'è scritto: urlerete voi quando non urlere, urleranno le pietre. Allora andiamo a salutare ancora Lucia Geraci, che abbiamo, era prima Adriana Baudino, Rosa Saroglio, la salutiamo, Maria Pia Pettolino, Elena Maria Musso, il grande Lorenzo Damiano, ciao Lorenzo, che stavi scrivendo anche, hai detto delle cose del Veneto, mi sembra che in Veneto addirittura, te lo dico subito, Zaia in Veneto ha finanziato 600.000 euro per un ospedale per le transazioni sessuali. E vai Lorenzo, con queste scelte noi stravinceremo e dovremmo farlo solo conoscere alla gente cosa succede nel nostro paese. Fiorenza Pasini, bello vedermi insieme, Santo Natale e grazie per tutto il bene che fate. Gabriella Giaccardi, Barbara Busso, Lorenzo che dice che bella famiglia, no, vecchietta, Eleonora Maria Missi, ciao Mitici, ciao Marianna Giannicelli, la Musso, la sorellina Musso, ciao Paola Rosetta Grienti, ho gli occhiali, vedo bene, Mirella, Lorenzo Damiano che ci continua a salutare, Gabriella, Giovanni Castellana, Mirella Maggio, Francesco Vir, ciao Fabio, consacrato Lorenzo Damiano, Paolo di Bari. I sanitari ci mettono, ma spesso si rovinano la mente per le condizioni lavorative, lo so. È un problema anche quanto riguarda quello, sappiamo benissimo il ricambio dei medici. Salvatore, ho visto Vito Facciolla che è veramente una colonna del Popolo della Famiglia. Salutiamo Torino, anche Elena Ferra, Salvatore Rubino, ciao caro Maria Pia Pettolino. Salvatore Rubino, che è amico della Leggente Visca, che mi dice sempre: ti aiutiamo con la preghiera per la tua mamma. Grazie. Maria Salvatore. Pia Pettolino dice: anch'io e la mia famiglia abbiamo assistito alla mamma, non parlava e non ti guardava, sempre in basso negli ultimi periodi di vita, ma io riuscivo a farla ridere raccontandogli film di Totò e vedevo. E vederla ridere è una gioia immensa per me. Sì, ci basta quello. Infatti c'è un amico che qua stava chiedendo perché l'eutanasia, soffrire, e io le rispondo da cattolico che per me il soffrire non è morire, ma è avere una grazia in più per poter offrire per la salvezza magari della tua anima o di un'anima di una persona. Vedi Paolo Verdini, avete stufato, l'eutanasia è un diritto. E guarda, l'eutanasia è un diritto, secondo me, siccome la vita è è intoccabile dal mio punto di vista, dal punto di vista noi del Popolo della Famiglia, poi tu avrai la tua idea, i radicali hanno la sua, i DE hanno la sua e ognuno ha la sua. Noi, parlando come movimento politico, siamo a una proposta di non negoziare più con i valori non negoziabili, per cui da noi non si intransige la possibilità di accettare un aborto. L'aborto per noi è un omicidio e come tale rimane. L'eutanasia è un omicidio prima che il corso della vita normale, che per migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di anni è sempre andata così, i bambini nascevano, e c'era certo la ruppe, quello che vuoi, i vecchi, c'era una mortalità diversa, una sofferenza, ma col tempo che siamo arrivati, col tempo della scienza, togliere la vita a una persona per risparmiare 2, 3, 400.000 euro di cure che a un ammalato servono per gli ultimi anni, per gli ultimi 2 anni, con 13 euro di una puntura te ne liberi. Per noi questa non è una morte dignitosa, la morte dignitosa è quella che fa la persona che ha concluso il suo percorso di vita nel bene e nel male, ha un momento ancora di fare proprio delle analisi del proprio percorso e magari ha anche la grazia di ricevere il dono della fede, ecco. Per cui di salvarsi l'anima proprio magari in quell'ultimo frangente di sofferenza. Per chi ha una visuale materialistica che non ha un niente, e beh, questo qua può uccidersi, può vivere. Ma io ho una cosa che mi stupisce, che amore, lo dico a te, ma lo dico anche ai miei amici. Ora mi dico: chi crede sa che uccidersi è un peccato, ma sa chi crede che dopo c'è la vita, una vita meravigliosa a seconda di come è vissuto qua. Quindi potrebbe essere, come dire, un voler andare incontro a questa bellezza, no? Ma sappiamo, chi crede, che sarà solo Dio a decidere quel momento. Ma chi non crede, quindi chi non ha l'aspettativa, la prospettiva di un dopo,
Ma come fa ad andare incontro al nulla prima del tempo? Cioè, è proprio un rebus per me, ma non solo, caro Paolo Verdini. Come ho già detto tante altre volte, un diritto si può avere solo su un bene. Non si può avere un diritto su un male. Ti faccio un esempio. Io non ho mai sentito dire a nessuno che vuole avere il diritto di avere un cancro. Ecco, quindi non si può avere un diritto sulla morte, che comunque è la morte che poi dominerà quella persona. Nel momento in cui uno pensa di aver acquisito la morte che ha acquisito è annullato quella persona. Ma non solo. Si parla sempre, perché c'è questa falsa, questo nuovo modo di parlare che stravolge la verità dei fatti, no? La dolce morte. A parte che di dolce morte non c'è niente, mai, perché comunque di una morte di disidratazione, se andate a vedere come è morta Luana Englaro, ha sofferto tantissimo, perché la morte per disidratazione è la morte più dolorosa, anche se una persona è sedata, ma la Bonino in Parlamento queste cose non ve le dice, se una persona è sedata, soffre anche in alta sedazione per una morte di disidratazione. Ora, la dolce morte, cari amici, non esiste. È solo un bel modo per farvi andare dall'altra parte più, come dire, consenzienti, ecco, per non farci ribellare a questo pensiero unico. Ma come mai allora, io mi domando, la Bonino, che è malata di cancro, si sta curando a spese dello Stato invece di andarsi a fare la punturina da 13 euro, proprio lei che è la fomentatrice di tutto questo, mi domando. Forse perché non è poi proprio una così dolce morte come ci vogliono dire. Per me, cari amici, la dolce morte è quella di avere accanto i propri cari, è quella di farsi dare l'unzione degli infermi. Io sto vedendo mia madre, una donna terminale, tutti i giorni prende il corpo di Cristo, tutti i giorni è lì che aspetta che qualcuno la coccoli, la curi, le dia un po' di amore. La dolce morte è la preparazione di arrivare al nostro momento, perché arriverà, senza anticiparlo, perché sarà la morte naturale. Anticipare un qualcosa, se noi mangiamo un frutto acerbo, è un frutto acerbo, è amaro. Anticipare un qualcosa vuol dire che quel ciclo non è terminato, quindi è qualcosa di innaturale. Quindi queste leggi mortifere che stanno portando nel nostro Parlamento e che noi popolo italiano oramai siamo sottomessi a questa comunicazione di massa, facciamola noi la comunicazione, diciamo che l'alternativa c'è, la prima alternativa è Dio, la seconda alternativa è entrare in Parlamento e mandare via a calci nel di dietro a questi menzogneri. Ecco, il popolo della famiglia è nato proprio dopo il Family Day, per difendere la famiglia, la vita e la cultura dell'ideologia di genere. E tanti cattolici che non capiscono come mai alcuni cattolici si impegnano in questa politica, non nei 5 Stelle, non nella sinistra, non con la Lega, che qualcosina di buono dice, ma anche lì c'è qualcosa sempre di non consono al cammino dei cattolici. Veramente il movimento, questo nuovo movimento, il popolo della famiglia, è il movimento di chi vuole bene al futuro dei propri figli, di chi fa un cammino di fede. Bene, siamo arrivati al dunque, ormai mia moglie Angela è entrata già in campagna elettorale. No, non è campagna elettorale. No, per carità, sono dei dati oggettivi di quello che è noi stiamo vivendo e di quello che il paese politicamente corretto ci sta dando. Oggi purtroppo abbiamo visto, ne stiamo parlando già mesi, non siamo guidati da politici ciarlatani, inetti, proprio inutili, che non vogliono il bene del paese, ma stanno sfornando una serie di leggi ideologiche per poter andare a prendere poi il conto da chi devono andare. Sicuramente c'è un sistema a livello mondiale che sta spingendo, noi che vediamo spesso le conferenze dell'avvocato Gianfranco Amato, ci spiega bene all'ONU l'inculcazione, cioè la linea programmatica per tutti i dirigenti delle varie ambasciate del mondo, praticamente, che hanno proprio come linea di fomentare la denatalità con l'aborto, l'eutanasia con
la morte con l'eutanasia, e per l'appunto adesso con il gender, né uomo né donna, e lì è praticamente l'apice un attimino della distruzione della famiglia. Io vi voglio lasciare con questo messaggio che la mamma dice: il 5 dicembre dell'85, per cui ci vuole preparare al Natale con questo messaggio, e dice: cari figli, vi invito a prepararvi al Natale con la penitenza, la preghiera e le opere di carità. Non guardate, cari figli, alle cose materiali, perché allora non potrete gustare il Natale. Vede come ci spiega la mamma anche proprio nella praticità, no? Per voi vivere bene queste sante feste, vivili nella preghiera, vivili nel raccoglimento, nel silenzio, no? Un attimino di deserto, per poter chiedere discernimento e per poter chiedere la forza a Dio di poter effettuare questa battaglia, perché sicuramente a noi è la battaglia e a Dio è la vittoria. Facciamo un'Ave Maria proprio recitata. Sì, diciamo che le dirette finiranno da sabato fino all'8 gennaio, Immacolata, ero rimasta. Fino all'8 gennaio verranno sospese, perché questa è la nostra ultima del 2017, è già un anno e mezzo che siamo assieme a voi, assieme a tanti amici, per cui facciamo gli auguri di buon Natale, di buon fine anno, di buone feste, passatele in famiglia, ricordateci e ricordiamoci uniti nella preghiera, che quello è l'importanza fondamentale per far andare avanti il motore, perché senza la preghiera il motore, che la nostra anima, non carbura, non va avanti. Se va a strappo, va a due cilindri invece che a quattro, e ci si intampa per strada, e invece con la preghiera e la grazia dei sacramenti anche le problematiche, quelle più grosse, diventano motivo di gioia, no? Come dice Gesù: prendete il giogo su di voi, caricate il mio giogo su di voi, che è dolce e soave. Chiunque sa cos'è un giogo sa che non è né dolce e né soave, ma con Cristo che ti promette, e questa è la promessa della verità. E allora offriamo questa Ave Maria, proprio come ha detto Don Leonardo, di pregare uni per gli altri. Noi invece qua assieme siamo in tanti, più o meno siamo stati intorno alle 4.000 persone che questa puntata sono stati assieme a noi, per cui chiediamo questa preghiera. Non vi ho chiesto, condividete la diretta. Condividete questa diretta, così almeno la diffondiamo a tutti gli amici che abbiamo sparsi in giro, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, al D'Aosta. E questa Ave Maria la dedichiamo e la preghiamo per le intenzioni proprio della Vergine, perché lei, quando vede pregare a noi per le sue intenzioni, ci ricolma e ci copre sicuramente delle intenzioni che noi abbiamo bisogno in questa nostra vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Dio Padre ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buone feste, riposatevi, perché dall'8 gennaio al 6 febbraio ci sarà la raccolta delle 750 firme per ogni collegio. Ci saranno 54 collegi in tutta Italia. Ci saranno al 30 dicembre l'assemblea alle 11:30 all'Aula Magna. Adesso poi non c'ho qua, ma la Pongilupi sicuramente manderà il link dove saremo a fare l'assemblea nazionale. In tanti muoviamoci più che possiamo, coinvolgiamo amici, coinvolgiamo parenti, prendiamo l'agenda, prendiamo i vecchi nomi, prendiamo i nuovi nomi. Dobbiamo mettere il simbolo sulla lista elettorale e dobbiamo raccogliere 1.000.000 di preferenze. Se riusciamo a ottenere quello, 20 uomini, 20 militanti del Popolo della Famiglia saranno in Parlamento e Senato a combattere per questi nostri valori, e i valori a cui noi crediamo e siamo pronti a dare la vita. A combattere la buona battaglia. Ciao a tutti. A noi la battaglia e a Dio la vittoria. Ciao, buona serata. Grazie, ciao.